Qual è il simbolo positivo di Napoli in questo momento e quello negativo da non ripetere o comunque da combattere? Ma i simboli positivi sono tanti, tante esperienze d'eccellenza che ci sono, ma che vivono in rapporto con... Facciamo qualche esempio, no? Il change, alcuni aspetti dell'artigianato, però vivono in un rapporto con Milano, con Roma, con New York, ma non sono una ricchezza, non sono un tessuto della città, non sono sistema della città. Questo è il punto. Quello negativo? Quello negativo è un clima di sfiducia e una frattura tra i cittadini, la politica e la pubblica amministrazione, rispetto alla quale io mi impegno fortemente a cercare una ricucitura e una riapertura di dialogo e di partecipazione. Pasquino. Ma il positivo, appunto, se guardiamo alle nostre università, quelle di Napoli, che sono ben 5, i centri di ricerca, uno è il CENGE, ci stanno il CNR, l'Istituto Motori, che producono tante intelligenze che vanno poi all'estero e alcuni di loro ritornano. Noi vorremmo che ritornassero tutti. Il negativo mi pare l'immagine che oggi c'è a Napoli nel mondo e purtroppo l'ipotesi delle soluzioni che si possono prospettare non ci vedono in questo senso vincente e quindi nella fase di risalita rispetto ad un'immagine negativa. Lettieri. Di positivo abbiamo il marchio, secondo me Napoli è un marchio, un brand internazionale che in questo momento è distrutto e maltrattato e che va ripreso, per cui deve diventare un marchio, un brand che bisogna concedere a chi fa bene le cose come se fosse un marchio di qualità, per cui uscire da una situazione degenerativa in cui ci troviamo oggi a una situazione generativa. La cosa negativa è quando i ragazzi dicono io non voglio stare più a Napoli perché è una città troppo faticosa.